Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te. Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi. Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora. Pronto? Signor Antonio? Sì. Buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigi, la contattavo per il lavoro. Sì, mi dica. Allora, stiamo collaborando col Ministero delle Cime di Rapa. Quindi è un lavoro comunque di responsabilità. Ecco, e ci serve del personale qualificato, in pratica, che stia a stretto contatto con i candidati. Ecco, lei ha già esperienza a riguardo? No, esperienza no. Vabbè, l'importante è che sia una persona responsabile. Diciamo di sì, papà di famiglia, quindi diciamo che non abbiamo perfetto di fare fesserie. Allora, il suo lavoro si svolgerebbe nel retro di una farmacia? No. Sì. E quello sarà il suo laboratorio? No, no. Sì. Quindi entra il cliente, lei lo cura, firma, paga e se ne va. Entra l'altro cliente, lei lo cura, firma, paga e se ne va, e così per tutta la giornata. Sì. Quando c'è quindi la sveglia, ti devi svegliare, vai sul posto di lavoro senza trovare scuse, poi che c'hai la febbre, i figli stanno male perché pelandroni di merda non ne vogliamo. No. Poi anche se chiami, che chiedi scusa o che fai le sceneggiate da Mario Merola con i pianti, i figli sono piezze e core, non ce ne frega un cazzo, rimani a casa, te lo dico qua, No, ma non ti vedo, io ho avuto uno studio professionale fotografo fino a qualche mese fa, quindi può immaginare un attimino il rapporto con i clienti. Quindi saprebbe comunque mantenere una certa dignità anche davanti ai candidati. I candidati? Che candidati? Quelli che c'hanno il cazzo bianco. Ho capito. Sì. Quindi entra la persona con la candida. No. Sì. Lei mette la pomata. No. Sì. E basta, poi firma, paga e se ne va. Ho capito. L'unica roba brutta è che quella è una zona di trans. Quindi diciamo che il 90% della clientela sono travestiti, vabbè. Vabbè. Poco conta. Che dobbiamo fare? Sono problemi loro, diciamo. Esatto. L'unica roba che invece dal punto di vista del suo lavoro è un po' impegnativa è il fatto che questa pomata non la dovrà toccare assolutamente con le mani, se no si contamina con i germi e non fa più effetto. Sì, esatto. Bisogna usare i guanti. No, neanche, no. Perché c'è il lattice che rilascia delle sostanze. E quindi? L'unica roba è che lei se la dovrebbe applicare sulle sue labbra e gliela mette con la bocca. Ma vaffanculo. No. Ma stava lì. Vabbè, tanto, guarda, se puzza, qualcuno puzzerà. Vaffanculo. Gli metti un po' di pepe sopra, di pepe, ti fai una bella impiepata di cazzo e sei a posto. Sì. Oh, guarda che la paga è buona, ti diamo un euro per ogni cazzo guarito. Buona allora, sì. Va bene? Va benissimo. Dai, mi raccomando, quando c'è il cazzo davanti della persona lo scappi bene, con la bocca gli metti la pomata. No. Okay. Senza che poi ti piace fare le ciucciate senza mettere la pomata. Ecco, l'altra cosa che potresti fare, molto importante, prima di mettere la pomata, praticamente con la spugnetta raccogli tutto che facciamo le mozzarelle, capito? No, va bene. Ma guarda sto merda, come facciamo adesso su quella fila di trans? Vabbè ragazzi, tornate pure a battere che questo qua è un pelandrone di merda. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te. È un malato di mente. Che schifo, cazzo. Che schifo, che è un malato di mente. Sentiamo prima di chiudere il libero sfogo degli ascoltatori. Bastard Inside Life. Perché parlare da solo in auto? Mandaci un messaggio con la One Up, no? Domani sera finalmente vado a vedere On Air. Ora. Dove? Voglio la sigla dello zoo come suoneria, bastardi, dove la trovo? La sigla dello zoo la trovi nella pagina Facebook di Wender. Vai ora, sarà in download solo per oggi. Ragazzi, ciao, io vi adoro da una vita e vi seguo da sempre. Fatemi una cortesia, girate un po' su Viterbo per vedere se trovate sto cazzo di film. Non esiste. 100 chilometri se lo voglio vedere. Non esiste. Film visto ieri sera a Luci Cinema di Lissone e la Condine presente anche se un po' nascosta. Programmazione alle 8 e alle 22:40.
Comunque ragazzi, ottimo film, grandissimo. Grazie. Comunque veramente, tutti si spacciano per grandi ascoltatori dello zoo, mi chiama Mazzoli, là, di su e di giù, poi non spendono neanche 8,50 euro per un cazzo di biglietto. Ma andate a fare in culo, va, figli di puttana, no, finti ascoltatori dello zoo, va, no, bastardi. Niente battuta, niente niente, che abbiamo sforato. Dai, che tardi, cazzo, ragazzi! Testa di cazzo, ma tanto dai, non fai ridere. Dai raga, che tardi, dai che sforiamo. Wender, manda un suono qualsiasi, va? Ma tanto non ci cagano. Siamo in ritardo, taglia. Ma ciao ragazzi, io vi parlo alla Puglia. Noi vogliamo tutti quanti Marco Dona qui da noi, sì, a vedere il film. Veniamo a Bari. Ieri sera sono andato a vedere il film, una figata pazzesca. Bravo. Per nulla volgare. E quando sono uscito tutti a urlare viva lo zoo. Ragazzi, avete sbagliato tutto. Io alla mia ragazza ho detto: guarda amore, facciamo così, tu vieni a vedere un aereo con me e io ti prometto che quando ci sposeremo vengo in chiesa, cioè, è un dare a avere rapporto, quindi è giusto. Da Veneto, giusto, no? Bravo Marco, ma non è che vieni a Brescia a vedere il film? Marco, lo sai che le bresciane... Sì. Domani. Marco, dai, vieni a Brescia. Dai, domani, domani. Brava piccola. Basta. Leccami adesso. No, basta. E poi su. No, basta, basta. Stasera la zia del centralino insieme a Luca Alba sono a Lissone al multisala. Che carino. A servire ai tavoli del messicano. Dai, domani sera vengo a Brescia con voi a vederlo. Adesso guardo qual è il cinema, non so qual è, poi lo diciamo. Hai domani. Deciso, è ufficiale. Vado a Brescia. Ok, sì. Allora dai, adesso organizziamo tutto. Poi stiamo organizzando Roma, Napoli, Mestre e Bari. Bari con Dona devi andare. Per... beh, ovvio. Sì. Maestro, lei viene con me a Brescia? Io vengo a Roma. A Roma. A Roma, a Roma. Vabbè, grazie, Roma, maestro. Vengo, grazie a Pippo Palmieri. A domani, amici, grazie a DJ Mago Wender, Saccarosio, Fabio Alisei, Aspartame, il più bello del pianeta, il gran maestro della gheccheria, ciao dalla cinema. Grazie ovviamente a Marco Dona, Alan Caligiuri, Paolo Noisa, Marco Mazzoli, Ingenio. Grazie alla cumpa di Vieturati e alla nostra immensa famiglia sulla pagina di Facebook Lo Zoo di 105. Ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Ciao bambini.